La protesta di Rossella. Sì, è stata fisica perché mi sono messa davanti a un pullman chiedendo semplicemente di sapere dove venivano portate le 30 persone che erano state fatte salire a bordo, quindi, come dire, né mettendo in discussione la legittimità del trasferimento, ma semplicemente contestando il metodo con cui veniva effettuato. Io credo che invece noi dobbiamo ricordarci che lì ci sono esseri umani, uomini, donne, bambini con nomi e cognomi, con storie, alcune molto dure, lì ci sono anche ragazze vittime di tratta, costrette a prostituirsi e che erano terrorizzate. Non c'è motivo di utilizzare la paura in questa maniera per gestire il trasferimento di esseri umani. Io credo che sia stato quello che mi ha poi spinto a mettermi a frappormi diciamo alla partenza del pullman. Vuol dire ob audire dal latino, vuol dire ascoltare stando davanti, quindi comprendendo quello che ci viene detto. A quelle persone nessuno ha detto che cosa accadrà di loro.